Salve a tutti, sono Marilena Pintore, presidente dell'Associazione Vivere a Colori Sardegna, che opera in tutto il nostro territorio, nel centro Sardegna, e adesso si è insomma un pochino allargata anche nelle altre province. La nostra associazione è giovanissima, è nata nel 2019, e quando mi sono ammalata anch'io di cancro, mi sono resa conto delle criticità e delle problematiche che c'erano non solo nell'ospedale, nel nostro ospedale San Francesco, ma in tutto il territorio. E quindi da un piccolo gruppo di malattie oncologiche si è arrivato poi si è talmente ingrandita che siamo adesso migliaia di iscritti. Abbiamo iniziato in un periodo non molto felice perché oltre alla malattia c'era il Covid e quindi stavano chiudendo i reparti. Quando poi ho visto che era imminente la chiusura del reparto di oncologia, ci siamo inizialmente incatenate davanti all'ospedale San Francesco per poi continuare una lotta all'interno di un camper. Abbiamo vissuto 7 mesi in un camper in piazza Vittorio Emanuele, che è la piazza, insomma, la piazza più importante della nostra città di Nuoro. E abbiamo vissuto lì e da lì ci siamo rese conto veramente della sofferenza e della voglia dei malati di portare alla luce tutte le criticità che stavano vivendo nei nostri territori, sia per la malattia oncologica e poi anche perché, ripeto, c'era il Covid. Quindi abbiamo iniziato la nostra lotta. Abbiamo cercato di organizzare manifestazioni di piazza, siamo arrivati in quel periodo che la gente non usciva neanche di casa e forse non si conoscevano neanche i problemi. Siamo riusciti ad avere in piazza 5.000 persone, sono arrivati tutti, anche i politici hanno portato la loro solidarietà. Ma nulla di fatto, insomma, poi siamo riusciti ad arrivare al Ministero della Sanità a Roma, portando 18.000 firme e da lì poi è arrivato il sottosegretario e qualcosina abbiamo visto, ma nulla di fatto, cioè tutte le lotte, che continuano, che ancora noi facciamo, hanno portato, piccole risposte per quanto riguarda il centro Sardegna. Una cosa, ci fa piacere che siamo riusciti a entrare all'interno, dei PDTA dell'ASL 3 di Nuoro e quindi portiamo la voce dei malati, abbiamo la possibilità di portare a conoscenza anche, di tutto quello che arriva poi all'associazione. Infatti noi abbiamo uno sportello di ascolto. Uno sportello di ascolto che poi però dà le risposte. E ci occupiamo adesso, ci siamo rese conto che le necessità erano tantissime, ma quella più grave, perlomeno nei nostri territori, era riuscire a fare le visite. Molti non riescono a varcare il mare, molti non hanno le economie necessarie per fare le visite, quindi ci siamo adoperate per portare con la solidarietà, diciamo, con le nostre donazioni, per pagare effettivamente le visite. Quindi queste visite solidali che sono importantissime, anche se i numeri non sono così, non sono dei grandi numeri, però riusciamo a dare il nostro apporto, che è un apporto quotidiano. Comunque arrivano da noi diverse domande, diamo le risposte anche solo per prenotare anche solo per prenotare le visite. Aiutiamo così nei percorsi i malati oncologici, in tutti i percorsi che devono essere fatti.
Per esempio, una cosa che facciamo e che ci viene richiesta moltissimo è il supporto per la richiesta dell'invalidità civile, per la richiesta dell'accompagnamento, cioè per i diritti dei malati oncologici. Ecco, certo che noi siamo un'associazione regionale, non abbiamo un supporto nazionale, per cui facciamo nel nostro piccolo, stiamo cercando di fare, speriamo di continuare, di avere la forza di andare avanti. Vi ringrazio.